I feel strangled. I feel torn. Oh, bella a tutti, io sono Canted, un saluto alla Zona Rossa. Oggi è giorno numero 34 di questo mio diario di quarantena e ti parlerò di uno dei miei album preferiti in assoluto. Un album di quelli che, se dovessi fare un'ipotetica top 10 dei miei album preferiti di sempre, sono sicuramente uno dei primi nomi che faccio. Oggi, ti parlerò di Idol Will Kill, degli Oscar, uscito sotto Epitaph Records nel 2001. In questo momento probabilmente vi state dividendo in due parti, chi quest'album lo ama e chi si sta chiedendo: oh Kant, ma che cazzo sono questi Oscar? Mo te lo spiego, come al solito. Allora, gli Oscar erano una band di Los Angeles che è stata attiva per un brevissimo periodo e nel corso della sua cortissima carriera ha fatto uscire due full length sotto Epitaph, Treatment 5 nel 2000 e Idol Will Kill appunto nel 2001. A questi due dischi si aggiunge uno split e una demo. Gli Oscar personalmente li ritengo come una delle band più sottovalutate di sempre. E fa molto strano sentir parlare di band sottovalutata quando si sta parlando di una band uscita sotto Epitaph a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 0. Infatti questi erano i periodi di maggior vendita per l'etichetta. Ma nonostante questo, credo che il gruppo abbia raccolto molto molto meno rispetto a quanto valesse. Però c'è anche un rovescio della medaglia. Avendo una discografia così esigua, questo fa sì che quasi tutto quello che hanno fatto rimanga perfetto. Ed in particolare questo album, Idol Will Kill, per me è uno di quei dischi assolutamente perfetti. A distanza di tempo posso tranquillamente dire che secondo me questo è un 10 su 10. Un perfetto connubio tra punk rock, pop punk ed emo. I testi sono intrisi di una tristezza unica, il cantato è ai limiti dello stonato e sembra che arrivi con fatica alla fine di ogni frase. Nonostante questo riesce a darti una grandissima carica. I membri durante la realizzazione di questo disco erano giovanissimi e si sente tutto il furore della gioventù, la malinconia di quando si sta per uscire dall'adolescenza. Difficilmente in età più avanzata il punk rock riesce a essere così tanto sincero. Se si dovessi scegliere dei pezzi in particolare è molto difficile, te ne dico 14 e la tracklist è composta da 14 canzoni, ma su tutte a me personalmente piace Strangled, la traccia numero 2, della quale con un mio vecchio gruppo, gli Onoda, feci anche una cover e andò a finire in uno split del quale forse te ne parlerò in futuro. Ma rimaniamo focalizzati sugli Oscar. Questo è l'ultimo lavoro che questa band ci ha regalato. Dopodiché si è sciolta quasi subito, lasciando un vuoto grandissimo nei suoi fan. Tuttora sotto i video YouTube delle canzoni continuano a chiedere una reunion. I membri sono tuttora attivi. Devon Williams, il cantante, ha avuto tanti progetti, nessuno dei quali è riuscito a prendermi particolarmente. E questo mi ha fatto capire che forse, in qualche modo, è stato giusto così che gli Oscar siano esistiti finché ne valsa la pena. Altra cosa degna di nota di quest'album, secondo me, è la grafica. Assolutamente minimale, ma anche di tantissimo impatto. Questa è una copertina che non ti scordi mai, per quanto sia semplice. Per quel che riguarda gli interni, invece, sono fin troppo semplici. Qui hanno voluto risparmiare sul grafico. Sono semplicemente neri con scritti testi e credits. CD che riprende il rosa della copertina. E se alzi il CD, al di sotto ci sono le foto dei due membri della band. Sì, perché la band era un trio, ma non hanno mai avuto un batterista stabile. Quindi sono sempre rimasti Devon, chitarra voce, e Dave al basso. Questo disco all'epoca è uscito solamente su CD, ma poi, come è giusto che fosse, è diventato un disco occulto all'interno del punk rock e quindi l'Epitaph decise di ristamparlo su vinile nel 2014 e ne furono fatte 1000 copie, delle quali 700 rosa, edizione bellissima. I'm not looking e 300 nere. Molto curioso il fatto che il valore di mercato delle copie rosa, che sono state fatte in quantità molto superiore, è molto più alto rispetto a quelle nere. Se vuoi un vinile di questo disco ti tocca sborsare almeno un centinaio di euro. Mentre se vuoi l'edizione, chiamiamola originale, su CD, i prezzi sono piuttosto contenuti. Di questi se ne trovano parecchi e ti consiglio di comprartene uno finché i prezzi sono ancora raggiungibili, perché un giorno diventeranno anche questi CD un vero e proprio cimelio. Quindi questo, ragazzi, è un disco, secondo me, come detto prima, perfetto. Mi lascia molto l'amaro in bocca il fatto che la band dopo questo capolavoro non abbia continuato. Ma dallo stesso punto di vista sono contento che gli Oscar non mi abbiano mai deluso. Sono rimasti nel loro piccolo stralcio di carriera totalmente perfetti e non c'è cosa migliore che una band possa fare, non affrontare il declino.
Ovvio, se una volta finito tutta sta merda volessero fare una reunion da qualche parte nel mondo, io sarò il primo ad andarmeli a vedere. Perché probabilmente delle mie band preferite, gli Oscar sono una delle pochissime che non sono mai riuscito a vedere. Lascio in descrizione il link per poterti ascoltare tutto il disco e ti chiedo già scusa per le lacrime che ti scenderanno una volta dopo averlo sentito. E quanto a noi Vest, come al solito, ci vediamo domani.